Ok, allora, ho fatto partire lo stream. Adesso andiamo a prendere un attimo dove c'è il mio canale. Una notifica, chissà chi è. Boh, chissà. Qualcuno che avrà incominciato a rompere il cazzo come al solito. C'è tipo, che ne so, moi. Adesso fammi un attimo trovare un'immagine. Mamma mia. Ma no, quanto sto adorando il dramma sugli S6. Ma no, no. Dark. Lo sai No. che non devi. Cioè, allora tu sei una bestia, ok? Tu devi capire che la gente non può essere come te. No, non è quello di discorso, è che mi piace un sacco il dramma della gente che parla e dice cose non pensando altre cose, cioè, o magari non sapendo, però è convintissimo anche nel momento in cui dimostri che sbagliano, comunque sono giusti nel giusto loro. È Lo quella la cosa che mi sai. fa. Lo È quella la cosa che mi sa proprio da spicy. sai com'è, no? E allora? Cazzo ti metti a lamentare? Tanto lo sai che finisce così. Cosa andiamo? G55? Da, andiamo col Gina. No, Gina. Oggi sono un Il po' assurdo, ragazzi. G55, ragazzo, No. G55. Il Gina è il G91. G91. Gina. No, la Gina, io non ce l'ho il Gina, 40, mi mancano 47.000. Quindi andiamo di G55. Andiamo al G55. O vuole che facciamo una nuova puntata di Epic Fail? Ciao Lezzo, ciao Fumero. Non lo so, vediamo un attimo, magari proviamo, dai, proviamo ad andare ancora con il P, dai. Oh Gesù, oh Gesù, ragazzi, preparatevi. Ce lo sei? Ci sei? Guarda, metto anche un Dai, 10% a tutti gli alleati. Ecco. Maron! Madonna Ugarman! Che così almeno siamo a posto, va. Io più 30%, facciamo più 300%. Ottimo. Ah. E fu così che non si trovò un cazzo di nessuno per giocare. Normale. Normale amministrazione. E questi. Aggiungo Ok, ingredienti. perfetto. Ok? Stefano, dimmi quale posso aprire di questi qui che vorrei assaggiarle soltanto. Cioè, classe, questo. Little qualcosa. Vabbè, non è che conosco tutti, eh. Andiamo di 500 bombe, ovviamente, giusto? Tu prendi quelle, io prendo quelle da 100 e ti seguo. Ah, ok. Lezzo! Poi mettiamo Assault Fuse, non 1,5 secondi. Allora, c'è un BV238. Io ci ho No. provato. voleva lei. Volevi. Era inglese. Vabbè, nei tit il 90% della gente è estera, quindi per forza. Andiamo? Centrale o destra, Darkin? I don't know. Allora andiamo a destra, visto che stai andando a destra. Ok. Allora, se non sbaglio sono qua tre bombe, no? No, due, e poi ne sgancio due. Ok, sì, però di base io dovrei sganciarne tre per distruggerlo. Ciao, Blacco! Fnaccone, ti vogliamo bene. Che siamo pure in live. Mi sembra giusto. Ovvio. Adesso senti che arriva. Ma con questa storia? Con quel cesso
sta dando del cesso al P108. Comunque è bellissima la reazione che stanno avendo tutti per gli S6, eh. Veramente bella. Non puoi shottarlo, e invece sì. No, Ma tu hai letto alla fine tutto il post? non, ero a lavoro, come cazzo facevo? Ho letto spizzichi e bocconi durante le pause. Madonna. Hai visto alla fine qual è stata la scusa finale? Che alla fine non hanno più risposto al discorso delle Eagle? No. Che devono essere. Cioè, questo qua adesso non so chi sia. Però gioca soltanto con Massimo era 4 con veicoli che hanno effettivamente visto combattimento, no, prototipi, robe varie. Ciao Mike. Però comunque alla fine di Young Tiger, cioè, ci sta, ci rientra nella categoria a parte per l'era 4, quindi. Ma tu, Dark, tu devi ancora capire una cosa. L'italiano medio, quando si tratta di queste cose, no, non sa di cosa parla, lo sai benissimo. Quelli che poi dicono gioco solamente con le cose che hanno effettivamente combattuto, ok, lodevole, mi piace come filosofia, però ti castri completamente il gioco che è War Thunder. Quello va benissimo se fai delle cose Ma più se fai greve. sim, ma se Ciao fai Magnani. rendi, quello ci sta. Ciao Kyle, ben arrivato. Il nostro clipparo è arrivato finalmente. Abbiamo un contatto dietro di noi, mon amour. Un secondo, sto guardando il telefono. Non puoi Don't guardare. text and drive, kids. Smettila di fare i commenti. Allora, open bomb bay. No, non mi sembra che abbiamo nessuno dietro. No, perché avevo visto un puntino. Magari. No, Probabilmente lo schermo. no, era sul radar. Beh, vabbè, nessun Ah, problema. probabilmente la bassa. No, sì, sono bassi. F4 WPBJ. La donna è immobile col portello Qualche aperto. piuma? Quell'intesa. Siamo sulla base. 1, 2, away. And vai try. Andiamo per mid. La donna immobile, di sicuro non era War Thunder. Sono arrivato che parlavi di giocare solo cose che sono veramente esistite. Di sicuro non è War Thunder. No, Kyle, infatti. Però, insomma, c'è un. Abbiamo avuto. Dark ha avuto a che dire con un. Ok, hanno bombardato cosa? Andiamo per la base. Tu hai Oh no, sganciato. che cazzo? No! 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 Fucking hell! Go back and shoot it. Fuck my life. No, tanto ci va il BV. Tranquillo che ci va il BV. Se ci arriva? Ciao Campostrini. No, non è questione, ragazzi, è Ok, devo che. sganciare quattro bombe invece che. Ecco, vedi? Però boh, mi sembra strano, perché dovrebbe essere 1250 il totale. Sì, ma tu devi Sì, controllare il complessivo di TNT effettivamente presente all'interno della bomba, eh. lo so tesoro, però cioè Cioè, ma smettere di fare la paternale, va. Adesso guarda, faccio il calcolo. stavamo facendo comunque il 8 controllo. No, perché abbiamo avuto a che dire con dei ragazzi è su. 1239 kg con tre bombe, quando dovrebbe essere 1250. Allora, abbiamo avuto a che dire con dei ragazzi su uno dei gruppi di Facebook. Su come shottare gli S6, che Ah, sono troppo praticamente difficili da bucare, bla bla bla. spieghiamo un attimino. Allora, stamattina mi sono svegliato, faccio documentario Ecco, di si parla tu perché io ero a lavoro, università. E cosa quindi non succede? ho tempo di Arrivo cazzeggiare come te. in stazione e come scendo dalla macchina, la mia amica mi manda un messaggio alle 8:30. Guarda, hanno annullato la lezione, quindi non ti preoccupare, cioè, se vieni giù tardi. Siccome dopo torno a casa all'orario infame, ho detto no. A questo punto ho detto, beh, tanto vale che torno a casa. Prima di mettermi in macchina, guardo Facebook e esce fuori sto post sugli S6, robe varie. Oh, cacchio, mi stanno chiamando. Mi muto un secondo e ritorno subito, scusate.
Oh cazzo. Vabbè, dopo ve la spiega lui perché l'ha seguita tutta lui la cosa. Ogni tanto mi arrivavano dei messaggi su WhatsApp. Dicevano guarda cosa sta succedendo, ma io non avevo tempo, quindi ahimè, non so che cosa dire. Però vedevo dei oh, P38, P38, Dark, P38. Ecco qua che abbiamo perso il nostro Darky. Ok, lui si muta e dopo queste sono le cose che succedono. La cosa qui è che comunque non ho nessuna arma frontale mi irrita alquanto. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a sopravvivere almeno per sganciare le bombe, va. Su Ciccino. Sorry ragazzuoli, ma mi chiamavano quelli di LinkedIn per mettermi sulla connessione nuova. Forse finalmente, però hanno un po' di problemi, quindi. Comunque è da 1 minuto e 30 che sto andando a fuoco. Cronometrato con la Io invece non ho telefonata. più le code. Porca puttana, proprio prima di arrivare a sganciare. Allora, comunque stavamo dicendo ragazzuoli che praticamente è iniziato sto mega dibattito su questo gruppo Facebook riguardo gli S6, di come sia OP, di come non sia bilanciato, di come tutta roba è così, no? Ah, mi sono detto, ma perché non si può stare un po'? Cioè, a me piace un sacco. Ho riacceso i motori e si è spento il fuoco. Ecco, io invece ho appena perso tutto. Nice. È proprio 10 secondi prima di arrivare allo sgancio, Perfetto. eh. Porca. T'attaccavi attaccato per primo, non ti ha distrutto. A me invece è stato lì dietro un attimo, mi ha fatto i piani di coda, una roba allucinante. Beh, vedi che a me ma ha preso malissimo, cioè io non lo tengo più, cioè lo sto tenendo livellato, ma non è manovrabile. Quindi hai solo. Difficile. Ma chi è Fnac? No, è Jager. Oh È Maronnina, quello oh che Maronnina. incontro al lago di Tenno per puro caso. Maron. Streaming? Sì, siamo in Yaya. streaming. Sì, siamo in streaming, Jagerino. Allora salto, dai. Quando farete una partita privata senza streaming, Oh torno. Madonna, Madonna, Ugarmina. È così. No, tenebro, come si dice? È È così così. coccoloso. No, è così. No, privato. Ma che si dice? Timido. Oh, più È che voglio coglione. sparare un po' di cazzate in privato senza che mezzo mondo veda Ma come tu puoi sparo. sparare cazzate con noi, scusami. Non stiamo sparando cazzate in questo momento. Comunque, devi finire il discorso degli S6. Tu stai perdendo tempo. No, è arrivato quegli anni, non lo saluto Posso neanche. chiedervi due cose? A che tiro state Ciao. andando e con cosa? E soprattutto Italiani, navi? aerei. Ah. Italiani, aerei No, e non ha gli 3-7. italiani. Non ha gli italiani. Non sono, sapete, non sono un pilota, sono un navigatore. Ma sono gli italiani. Comunque cosa andiamo di 55 qua, che abbiamo capito che qua E l'andale qua non va bene. in stile epic fail come il video. No, ma quell'altro, il video Epic Fail era bello. Questo non era bello. Siamo finiti male. Ci sta, Vabbè. ci sta. Ragazzi, buona partita. Alla prossima, dai, quando Alla Ciao, prossima, Jagerino! Jägerino. Ci ribeccheremo, mandatemi un messaggio, ci Quando sentiamo. facciamo carry, sì, ti mandiamo un messaggino, così viene anche lei a fare un po' il cazzone con noi. Va bene. Boi. Ciao, Ciao bella. ciao ragazzone. Ciao. Va bene l'insalata Allora, o preferisci un praticamente, risotto?
Ah sì, inizia a venire fuori sta discussione. Non fare nomi, ovviamente. Cioè, ovvio, cioè, inizia a venire fuori, anche perché non me ne ricordo. Cioè. Sì, comunque sì, non dirli, più che altro per la privacy delle persone. Beh, ovvio, ma comunque, cioè, non me ne ricordo, cioè, dovrei stare qua a guardare. È venuta fuori sta discussione riguardo gli S6, di come sia invincibile, di come sia OP, di come sia sbilanciato. E tutti quanti cazzi e mazzi così. Allora io, da, non dico da vecchio saggio, ma da quello là che c'ha lo scazzo di stare là a spiegare un po' alla gente bombe. Come si può fare per... No, non c'erano le bombe. Bombe. Perché? Perché io attacco a terra e tanto beccherò sempre qualcosa. Ok, guida lei allora. Insomma... Sono là che discuto un pochettino. Cioè, è venuto fuori di tutto. Di come le cose, come l'S6 sia impenetrabile dai suoi pari battle rating, di come basta andare avanti e sparare, tutte robe così. Quando in realtà, secondo me, cioè, non è poi così OP. Il problema più grande, secondo me, degli S6 sono due cose: la ricarica e la depressione. Che io, se non ho, cioè, se non sono depresso sul carro, cioè, mi sale proprio la depressione in real. Cioè. Questa è brutta, però va bene. No, ma è una cosa che non mi è mai. Cioè, un sacco di volte mi trovo il carro armato davanti e sono lì per spararlo, ma non lo riesco a sparare. Perché mi manca quel mezzo millimetro di depressione. Lo so. È deprimente. Poi ovviamente mi capitano sempre le mappe con le colline, quindi figurati, cioè. Insomma, l'S6 poi è sottabilissimo da un sacco di pari tier e di pari battle rating, ad esempio il Centurion Mark 10, anche i primi, il Centurion Mark 3 con gli APDS, lo può non one shotare, ma loro con un paio di tiri lo fai fuori, cosa normale comunque con gli APDS. E poi c'è lo Streetwagon che ha i missili, quella proprio ciaone. Poi ci sono i Tigre 205, i Tigre 2, i Panther 2, i T-34, i T-29. Insomma, chi più ne ha più ne metta, ok? E diciamo che... Sì. Cioè, nonostante si portino cose oggettive alla discussione, secondo me il problema che ha la gente è che al suo modo di giocare non gliene importa più di tanto di cambiare il suo modo di giocare, di imparare a fronteggiare la nuova minaccia, semplicemente nel fatto in maniera che posso continuare a fare il punto e clicca che sto facendo da sempre e sono a posto, capito? Io credo un po' che c'è anche un altro un po' più alto. Sì, sì, ma tu devi avere fiducia nel fatto che loro dopo scenderanno. Ma sicuramente scenderanno, cioè. Guarda, c'è un P61 dietro l'SB2C. Il P61 è un P61. E allora? Beh, una kill è una kill, però, capito, se climbi te ne fai 2-3. Ingaggio P61 che qua... Mi sta dando il culo a me, quindi vado anch'io. Ah, guardalo, guardalo! Colpi. Il bello, sai che cos'è? È che questi affari qua ci scappano tutti. Oh, guarda l'ala che va via! No, gli è volata via un'ala per davvero. Glielo tirai via io, cosa pensi? Ma Dio santo! Oh, guarda l'elevatore che se ne va. Te sei un mostro. Romba il trombone. Bene, mi sono quasi abbattuto da solo. Questo mi fa piacere. Ma perché non vai per i carrettini? Perché non riesco a distruggerli. Proviamo a vedere se ce la si fa. Con le bombettine da 100 non sono sicuro, però. No, non è che con le bombettine da 100 no. Con le bombe da 50 neppure. Oh! Ma perché te c'hai la precisione nel culo? Cioè, 4 metri il raggio per poterlo distruggere. GG. Well played.
In realtà non mi riesce mai sta cosa, no? Fantastico. Cos'è il mio Lucky Charm? Ecco, vedi, e Kyle è tutto sorpreso. C'è un F4U sopra la testa, occhio. Sopra? No, vicio. Oh, yeah. No, c'è anche P47 alto. Allora, l'SB2C viene a ingaggiare in combattimento porco a porco. Non ucciderlo. No, no, io la no, non te, già... P63, ecco, bello, critical hit, ma mi ha ucciso. Dio buono, due coglioni. Ma cazzo ho fatto? Ah, ma perché c'ha il 20, è vero? Figo, scemo. L'ho pure visto. Vabbè. Oh, gli ha dato la kill. Sì, sì, ho visto che mi ha dato la kill. Ma sono pirla io. Ciao gaming. Il Centurion Mark 1 com'è secondo te, Dark? Non l'ho mai provato, ce l'ho sbloccato ma non l'ho mai usato perché avendo il Comet, avendo lo Street Wagon, avendo il Centurion Mark 10, avendo il Centurion Mark 3 da... Poi tipo il Mark 3 e il Mark 10 devono ancora essere maxati, quindi ultimamente gioco parecchio quelli. Il Mark 1 non l'ho giocato tanto, ci ho giocato contro in tornei e devo dire che è una spina nel sederone. Perché ha una torretta che rimbalza sorprendentemente bene i colpi. A me è successo in un sacco di partite di avere colpi tipo con i Pershing, con gli APCBC che arrivavano, facevano hit, o non entravano, o colpivano l'MG e basta, insomma. Sì, comunque il Mark 1 è come avere un veicolo della seconda guerra mondiale in mano, né più né meno. Sì, sì, sì. Non so se mi sa non che ha nemmeno. No, non ce l'ha il Vertical non Stabilizer. Sì. No, no. Cioè, sì. A me non pare, però magari mi sbaglio perché ce l'ho ma non l'ho utilizzato tanto. Nemmeno io. Quanti nemici ci sono ancora? Uno, due, un bomber, tre, quattro, cinque. Ok. Ok, tre là sopra. C'è anche un Linci. Ciao Linci. Ce n'è più di uno di Linci. Oh, ciao due Linci. C'è anche un Hexac. Oh, tre lì. Oh! Ho appena perso l'udito per... grazie a te, ma va bene. Sexy. Agli APDS contro i Tiger H1 e fa ed e fa i culi. È a 5-7, vabbè. Giusto? Mi pare di sì. Perché se è a 5-7 e a 17 pounder con tutti quanti i colpi, quindi anche gli APDS, significa che è un po' come il Comet, però probabilmente con una torretta migliore e una mobilità migliore. La mobilità non dimentichiamola. Ma il problema della mobilità dei carri in War Thunder è che non c'è la regenerative steering, quindi tanto vale. Però intanto ce l'hai, scusa, eh. Venghi Flak. Se me lo porta verso di me. E ciao, lo porta verso Lord Nekar, lo porta dal suo compagno di squadra, non da te. Ah, vabbè, però Lord Nekar non è che stia aiutando tanto. Vediamo se il Darkstar riesce nella magia. No, si allontana lo stronzone, attacca il Bimisi. Più veloce, più energia. Ah, drrr. Un po' di range in shot, però è troppo distante adesso. Spreco troppe munizioni. Io sto sbloccando il Comet, è forte. Ma il Comet dovrebbe avere gli APDS, se non mi ricordo male. Il Comet a me piace un sacco. L'unico problema è che se devi fare retromarcia, cioè fai prima girare il carro e andare avanti piuttosto che retromarcia. Quello è l'unico problema che ha il Comet. Ma se no, cannone della Madonna, torretta della Madonna, scafo di un Panzer 4 praticamente, però... Vabbè. Se giochi in un down, magari muovendo un po' anche la torretta, è tanta roba. Non mi manca nessun aereo per il mi spacco da solo plane. Mi mancano 46k. Madonna, è sceso dalle nubi questo qua proprio. Sì. Mi mancano 46.000 punti esperienza. Mi ha colpito un po' l'aileron, ma sono ancora integro. Non vedo danni al tuo aileron.
è giallo. G91 è a portata, ragazzi. Basta solamente riuscire a fare qualche partita decente. Beh, 40.000 punti 40, di CS 46.000 vuol dire 5 sono... partite. Giocate Esatto. bene. Non così. Colpi. Madonna! Oh, No! Lo cazzo, lo spitti. Per spitfire. fortuna. Così almeno possiamo fare return to Pangar. Cancro. Vabbè. Perché costa un poco cancro. Tatari Cancro. tatatara 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 tatatara
42.980, quindi 43.000. Ho acceso 2 minuti di audio, mi muto un attimo, scusate. Oddio. Ma molla le ste fighe. Madonna santa. Pirla. Aspetta, va che aggiungo, tolgo Europa, metto South Asia, che così andiamo a picchiare gente in... Cosa? sì. Cosa? Pinga 2000. Amen, dai, tanto li uccidiamo comunque senza problemi, scusa, eh. Andiamo a prendercela con quelli che sono più semplici da battere. In realtà metto tutto così. Siamo sicuri di trovare una partita. In Russia non ce n'è. Oh, la Madonna, 38 che giocano gli italiani, 46 in Europa, 15 in Sa. Madonna. Lo so perché hanno sbloccato il primo tier. Sì, hanno sbloccato il Cicogna. Andiamo di Piluro. Da. Aspetta, ti mando. Ma non ho sotto mano il. Lo vai a. Cosa mi tocca sentire? Cioè, mi devo alzare, spendere risorse per andare a prendere il cellulare? Esatto, e poi voglio sentire il risultato in diletta. In diletta. Cioè, le Madonne? Cioè, mi stai dicendo che devo tirare delle Madonne? No, in realtà. Aspetta, vedrai. Allora, Comunque, io. finché andiamo verso le navi, mi Sì, un attimo, ma adesso che. vado a prendere il coso, dammi un attimo. Allora, vediamo, sono andato a prendere il cellulare, ragazzi, datemi un attimo. Qua mi sono arrivati una marea di. Comunque, vediamo un attimo. Allora. Io malissimo già. Allora, vediamo. No, perché non me la sta. Allora, che film porno sei? L'iniziale del tuo nome, Trippa. Iniziale del cognome, Nauseabondo. Quindi, Trippa Nauseabondo. Il tuo mese di nascita, ottobre. Quindi, Trippa Nauseabondo sul clitoride. Fai schifo. Che cazzo mi mandi, Dio buono? Allora. Quanto bello era Obelix col Ma gli aerei tabernello italiani qua. quando li cavano dalla clausbetta? Nelle prossime settimane, presumo. Perché adesso poco per volta Io incominciano a direi liberare. una settimana per tier, Empty probabilmente. Pumpkins, buonasera, benvenuto. Adesso praticamente gioco fino alle 8, appena finché non è pronta da.
che facciamo un po' di sexy. Andiamo a fare sexy. Oh Vieni yes, con me, mi sexy. voglio. Noise. In cocca tende scaglia. Un cucco attende cosa? L'idea, ragazzi, è quella di riuscire a sbloccare prima di cena il Gina e fare una partita con Dark. Però dubito che riusciremo a farlo. Potrebbe essere, ma non sono sicuro, le Zoe che rilascino l'Era 2. Allora, io sto già vedendo gli incrociatori che rompono le palle. Metto manetta 70. In discesa. Ah, ho preso X-Plane 11, eh. Cosa? Ho preso X-Plane 11. Ci ho messo due mod. E c'è un Io il problema è che tizio. non sono ancora riuscito a risolvere il problema con lo yoke, infatti sto pensando di mandarlo indietro, di farmi cambiare tutto quanto, perché tanto sono 6-7 mesi che ce l'ho, quindi in garanzia. C'è un tizio, dicevo, che sta facendo il 737-800 NGX praticamente da sé, no? E ha modificato, partendo da base, come quello di base del gioco. Ragazzi, vi immaginate che bellezza quando io e Cos saremo là sulla pista? Push! Push! Push. Push! 13 ore di volata transatlantica finiti dopo i primi 5 minuti. Push! Tu ti rendi conto che io adesso ti sto per mandare a fanculo perché mi è successo per davvero. E lo sai. Ti odio. Ti odio. Mi hai fatto ricordare una cosa che avevo preparato, che dovevo fare 8 ore di live e non ce l'ho fatta. Dio bono, che due coglioni. Me l'hai fatto ricordare. I giapponesi dopo un mese li hanno sbloccati. Vabbè. appunto, fate Ci conto metteranno un mesetto. una settimana per tier, secondo me. Io prendo l'ultimo Light Cruiser, Io prendo ci tutto quello a volo. sinistra. Kriegersan. Oh. Occhio perché una volta qui mi sono beccato un Corsair a bassa quota che mi è venuto a prendere, eh. E mi ha pure ucciso. Oh, beh, P47 a bassa quota. Torpedo Hawaii. Hawaii! Via. Spitfire a bassa quota. Ed è proprio dove dobbiamo andare noi. Dark Sun. Oddio. È arrivato Benito Mussolini. Vediamo se riesce a distruggere stavolta. Sì, target destroyed, perfetto. Problema risolto. La live Kyler era stata bella, vero? Faccio tutto con calma, preparo il 737, mi preparo tutto quanto, pronto col piano di volo, tutto stampato, pronto. E poi dopo, nel pushback, va a spiegantarsi contro l'hangar. No, mi ricordo le bestemmie che mi hai mandato in audio per Ciao. sfogarti. Ciao, enemy. Benvenuto sul canale. Vabbè, tu ti rendi conto di cosa vuol dire mettersi lì con calma e fare la figura di merda perché il programma non si è sistemato con le cose. È brutto, eh. Ti fa passare la Immagino. voglia. Uccidilo! Bravo. Ciao Ali! Adesso io atterro, prendo un altro siluro, vado a fare l'unica cosa che sono capace di Occhio, fare c'è con sta. uno su di te. Ah no, che è un BF-110 che precipitava. Ok, buono. Mi ha fatto venire un No, l'ho visto arrivare giù cattivissimo, capito? F4U in arrivo, più che altro. E ce ne Quanti ce sono vuoi due. per ricaricare? 30 Ah, ok, vai. secondi, 20 secondi circa. Ok. Vai, io cerco di coprirti. Che tanto ho ancora colpi. Sì, non sono fico come lei, signor Darkstar. Ma io ho distrutto il mio Light Cruiser. Ah, sì, ok. No, non riesco ad atterrare. Cazzo! No, è No, cos. no, no, no! Cos. Cos.
Si vi para? Oh madonna, mi stanno chiamando di nuovo. Clip. Ho bisogno di una clip di questa cazzata. Perché son così coglione? Perché son così coglione? Sì, è un aereo premium questo, è G55S. Ciao Borda, ben ritornato. Consigli per la realistica, in che senso, enemy? Cioè, questa veramente... No, non riesco ad atterrare. Mamma, che figure di merda. Ma questa me la merito. Ma tantissimo proprio. Ecco, vedi, ragazzi, dovete seguire quello che fa questo. È Dark quello che... È il Master of Puppets è Dark. Per chi non lo sapesse, questo secondo me è il miglior giocatore che abbiamo in Italia al momento. Per lo meno per quanto riguarda i carri. Per gli aerei è un po' arrugginito, però lui è una bestia. Dark è la signora in giallo di War Thunder, sì. Stiamo giocando in realistica. Mamma mia, che schifo di partita. Oh, non riesco ad ingranare stasera. Cos'è che volevo prendere io, Gina, entro le 8? Sì, sì, ciao. Tanti saluti. Tanti saluti al secchio. Occhio al culo, Dark. Ora mi sblocca tutti i carri inglesi in 5 minuti. Quando riporterai i carri? Quando usciranno gli italiani? Ma gli italiani con carri usciranno, però prima hanno altre priorità. Da quello che so, devono buttare fuori prima le battaglie navali e poi anche i carri francesi. Sorry, mi ha chiamato giardiniere perché non ce la fa venire stasera per sistemare le centraline dell'irrigazione. Tranquillo. Comunque, che cacchio mi dici alle 6? Che No, è che avevo sentito un aereo in arrivo, pensavo ti arrivasse alle 6. Cioè, già ho duellato uno Spitfire, l'ho battuto usando soltanto il mouse, neanche la tastiera. Il carro? Cioè, tu hai tirato fuori dalla carlinga un mouse, l'hai lanciato in aria e ha sparato al volo. I carri li riporterò non appena avrò finito di ricercare Igina. Perché adesso che ci sono gli italiani, visto che non ho mai fatto le aeree, mi pare giusto che gli italiani ricevano un po' di love. Oh. Per abbattere le persone, enemy, devi solamente fare pratica. Devi fare un po' di pratica con i traccianti, un po' con le munizioni aeree, fare semmai un po' di arcade anche, per vedere un attimo dove sparare. Di solito è parti, settati una convergenza, dipende poi ovviamente da quello che vuoi fare. Se vuoi fare tipo quello che faccio io, che sparo da lontanissimo, allora ti conviene metterci una convergenza alta. Se invece vuoi fare turn fight e robe così, allora ti conviene tenere magari una convergenza un po' più bassa, 600 come metri, faccio io 500 metri, e poi da là inizi ad andare con le bersagliere appena le sblocchi. Quando capisci come sparano i cannoni, più o meno la velocità dei colpi, eccetera eccetera, prova a switchare alle invisibili. Nel momento in cui hai le invisibili, le prime partite farai un po' schifo, quello è sicuro. Ti dirai, ma torno sull'aereo, quanto. No, se devo invece che vedere il tracciante dove va, devi immaginarti il tracciante dove va con le invisibili. E sta sicuro che almeno il 99% dei casi le invisibili sono meglio delle normali, perché hanno, tipo ad esempio queste qua tedesche, se non ricordo male, dovrebbero avere più HE e una PHE.
quindi tanta roba. Cioè, alla fine è tutto così. Chiedono anche che cosa devono fare quando hai uno in coda. Dipende dal tipo di aereo che hai e contro cosa Dipende combatti. dall'aereo. Se hai un buon roll rate, puoi anche semplicemente cavartela rollando e togliendo un po' di manette, tipo invece di andare al 100% vai al 60-40%. E solitamente quello che Overshoot. succede Ti è... Esatto. supera e non riesce a seguirti, cose di questo genere. Però è Esatto. temporaneo. Esatto. Beh, intanto non ce l'hai più in coda, è già il primo passo. Sì, certo, per carità di Dio, però è sempre una cosa temporanea. Uno quando ti attaccano, ricordati sempre che tu hai una situazione temporanea. Non ce la faccio sganciare sto torpedo. Se utilizzi lo Spitfire e quando manovri ti muore il pilota, cioè va in visione nera, significa solamente che devi aumentare la In tolleranza visione. G, No! e Hai visto? l'hai distrutta. Sì, ma ha distrutto anche me l'esplosione del torpedo. Però non contava comunque perché era finita la partita. Quanto siamo? 38. Mancano 38.000. No, 28.000 per il Gina. Cazzo, basterebbero due partite fatte bene. Io appena ho finito il tech 3 completamente. Che Tutti. brutto bacarospo. Comunque, se andate troppo in overG, e quindi vuol dire che il pilota vi va in visione nera, dovete semplicemente aumentare la Esatto. resistenza IG. Un trucco. E la resistenza IG e basta. È l'unica cosa che devi Un fare. trucco quando vi succede quello, ragazzi. Praticamente quando inizia a venire fuori il come si chiama? Cioè Extreme G, quelle robe là. E vedete che la visione sta diventando nera. Date un colpo con l'elevatore completamente verso il basso, tipo un secondo. Beh, per forza. Fai Ah, ma affluire sangue al cervello. esatto, sei a posto. Puoi continuare a virare. Cioè, invece che fare la virata stretta per 20 secondi e poi ti ritrovi 5 senza visione, fai la virata stretta per 15 secondi, interrompi un secondo e poi altri 15 secondi. Riesci a tenere la virata molto più stretta di quello che è normale. Vabbè, ragazzi, io però ho tempo fino alle 8, cioè non è che ho ancora una mezz'oretta. È difficile che riesca a sbloccare il Gina, a meno che non faccia 4 abbattimenti in due No, se partite. facciamo un paio di cruiser, una kill e... Hai appena detto una cosa che non riesco a fare da un paio di partite, sai. Beh, ti ho detto no stamattina che ho giocato un po', ho fatto una kill con tre colpi. Ecco, dopo quella kill là, bah, cioè, sono andato in mezz'ora 45 minuti di astinenza totale. Solo colpi, colpi critici inutili, tipo carrelli, Tu hai un quelle robe là. culo grosso come una campana. Piano, Cioè, tu, piano. oltre ad essere probabilmente il top player italiano di questo gioco, per quanto riguarda i No, carri, sì, per no. quanto riguarda i carri, No. te sei una bestia. Sì, se non sei il top, sei nella Ma top 5. esiste sempre un pesce più grosso. Però Certo. nessuno ha un pesce più grosso del mio. Ma va a cagare, va a te il tuo maledetto pesce. No, questa era perfetta. Scusate, ma ci doveva stare. Ma perché ti allontani così tanto? Vieni qua. Io faccio la mia corsa d'attacco solita, cioè c'è il percorso che va in mezzo alle montagne in stile attacco alla morte nera, cioè anche Vadi a cagare. lei. Lei e il suo pesce. Lo prenderò come un invito. Oddio. Sì, comunque tu sei una bestia. Io vorrei vedere se ci fossero le classifiche per nazionali. Vorrei vedere dove cavolo ti metteresti. Ti posizioneresti. Non penso altissimo. Beh, secondo me sì, invece. Ma il punto, vedi, è che le statistiche non sono mai... Cioè, a me le statistiche non piacciono perché la gente le vede male. Le statistiche devono essere interpretate e devono essere interpretate con testa. Di pesce, Dia Dark, che ora mi aiuta a fare i carri inglesi. Io lo seguo soltanto. E ciao, non funziona così.
No, più che altro puoi anche farlo. Il problema è che cioè, non li uccidi perché di solito c'è la scia di morte. No, Allora, però tu potete. devi sapere una cosa. Allora, dovete sapere una cosa per chi è nuovo nel canale e non ha mai visto Dark e me giocare. Dark è fortissimo, ha un problema. Come prima ha detto Kyle, è la signora in giallo. Cioè, quando arriva lui, i suoi compagni di squadra muoiono male. Ok? Ah, sì, è Succedono vero anche quello. delle cose stranissime. Muori. Semplicemente muori. Lui sopravvive e fa una marea di kill. Tu muori. Ma non è che ti attrae in trappole o ti mette nella merda e ti lascia da solo. No, 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 no. E che cose che magari prima non succedevano, improvvisamente succedono. Ma perché magari io sono abbastanza confidente anche, che ne so, ad andare in un 3 contro 1 e tutto quanto, Confidente. cercare. Traduzione di letterale di confident. Ho confidenza nelle mie capacità, sono Oh, confidente no, nelle mie no, abilità. no, hai fiducia nelle tue capacità. È Sì, diverso. ecco. Anche ecco, grazie l'italiano che ogni Italiano tanto se ne va. scorreggiato. Giocando con i tit si è sempre abituati dopo a parlare in inglese ed è un casino. No, esatto, quando arrivate da una giornata in cui parlate magari dalle 2 in inglese, poi c'è un attimino, il cervello si setta su quella lingua là e è un po' difficile poi magari tirare fuori le robe nuove. Allora, io attacco la Comunque. seconda da destra perché ce n'è già un altro di 10:55 e non sta comunicando niente, quindi. Ah, io attacco l'ultima. Praticamente quello che succede di solito è che magari io ce la faccio a Ciao Kyle, buona serata. tirarmi fuori dalla situazione in qualche modo. Il problema è che i miei alleati, quelli che mi seguono, non sempre ce la fanno. E anzi, di solito, se io sono quello avanti, non si spara a quello avanti, si spara a quello indietro. Perché quello avanti, se muore, può essere usato come copertura da quello dietro. Sì, è una pratica. Cioè, se si spara sempre al secondo, anche perché poi il primo sarà più vicino, sarà più Spitfire in sicuro, eccetera. Dove? avvicinamento. Abbiamo un P47 sopra di noi e abbiamo Ah, uno sì. Ho Spitfire in discesa. che facciamo la kill in contemporanea. No. Sta arrivando il Andiamo su mio. P38 e Firefly. P38 e Firefly. Sulla base, andiamo, andiamo, Ok. andiamo. Comunque sì, potete chiedere al signor Doran quanto è bello stare in squadra con me. Allora, c'è in arrivo il Firefly per primo e dietro c'è il P38. Poi anche là, se magari si sopravvive, poi è sempre una lotta per le kill. Perché F6F in arrivo. non sono uno che stila le kill, però sono uno di quelli là che vuole fare fuori Sì, tutti quanti il prima enemy. possibile. Le ho fatte più di una volta il simulatore, ma non mi piacciono assolutamente in questo gioco perché non sono realistiche. No, il simulatore in questo gioco, ragazzi, cioè, lasciate perdere. È veramente una merda. Cioè, se posso dire proprio in una parola molto semplice. Dark? Siamo circondati da rossi. Qual è il problema? Oh, sto P38 sta atterrando, te lo lascio. Vai su P38, vai su Dankeschön. P38. Critical hit. Ed è in Cosa gli ho fiamme. fatto? È in fiamme. Dai. Out of my base, boy. Mamma mia, che bullo. Out of my base, boy. Proprio detto con. Oh, mi hanno colpito il motore rosso. Torna alla base, torna alla Dopo tempo. base. Ce la fai a coprirmi il Sì, sigarino? cerco almeno. Ok. Vabbè, tanto siamo a 2 passi, quindi. Otto. Vira, 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 vira. Che t'ha mollato. Ok, buono. Anche perché non ho energie, sto andando a 290 orari. Io odio fare queste cose. Mamma che pelo. No, 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 c'è troppa gente. C'è troppa gente che sparava questo qua, troppa. Siete in quattro là.
Venghi a fare fuori le navi da sbarco. Venghi, venghi, signore, venghi. Il fatto è che l'ho colpito quello Spitfire, ma non mi ha dato mica l'assist, eh. Sto brutto baccarosbo. Robe. Come fai a seguire il missile? In che senso? Quale missile? Ah, il torpedo? Basta tenere premuto. Ma per qualsiasi tipo di armamento, basta tenere premuto il pulsante. Bene, hanno perso tutte le cose, adesso atterro pure io. No, 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 col cazzo, dov'è? Dov'è il contatto? No, ok. Allora, vediamo di non fare lo stesso errore di prima, va. Tieni premuto, per esempio, con le bombe, il comando di default è spazio. Spazio. Tieni Quando hai premuto finito di spazio, sganciare. tu sganci, poi dopo molli, tieni premuto spazio e lui ti fa vedere la bomba cadere o il Bomba che torpedo e te lo cade. fa seguire. E se muovi il mouse ti fa spostare anche la visuale intorno alla bomba. Esatto. Crimi. È quasi magia, Johnny. Oh, comunque l'altro giorno, no, Scrivete l'altro sì se vi giorno. ricordate che cos'era quella canzone lì. Ieri è stato fantastico perché tipo abbiamo fatto la partita di torneo, no, l'abbiamo persa malamente, però ci stava perché non siamo un po' così affettati come team con quella che facciamo i tornei di solito, dobbiamo allenarci un po', quello sicuramente. Normale. Praticamente siamo nella lobby. Ok, stiamo nella lobby. E Gus guarda un po' le statistiche e guarda, Maronna, Madonna, Maronna, no, Ugarmen! mi sta spikeando un sacco perché ho appena avuto un 60% di packet loss. No, io zero. La mia connessione sta andando a fanculo. Se crash è stato bello, ragazzi. Non lasciarmi. Io ti voglio così tanto Se mi bene. lasci non vale. Se mi lasci non vale, se mi lasci non Vabbè, vale. comunque Se non siamo là, sciocchi non sale. guardano le statistiche e si parlava degli italiani, no, prima. Allora Gus guarda le statistiche degli italiani di questo tizio, che dovrebbe essere un abbastanza cazzuto, e fa tipo ha un rapporto uccisioni morte con G55, una roba del tipo, cos'è che era, 100 kill, 7 morti. Come cazzo è possibile? No, è possibile in realtà, cioè alla fine basta scusare, come si dice, quando sei nella cacca torni all'aeroporto E poi vortichi intorno all'aeroporto. o vortichi intorno all'aeroporto oppure cioè, fai il J-out semplicemente, cioè capito, nel momento in cui sei nella cacca, cioè se giochi di squadra, giochi solo per il rato vittorie cose e per cioè se giochi solo per quelle robe là ce la fai tranquillamente, soprattutto con un aereo come il G55. E praticamente allora Gus tira fuori la calcolatrice. Sì, però vedete, se uno fa appunto, se uno gioca di squadra, fa soltanto per queste robe, il KD alla fine diventa un po' inutile. Il kill death E ratio, cos sì. esatto, cos fa diverso a sinistra. Sì, lo so, ma mi stavo allineando No, per attaccare ma va l'ultima. diverso a sinistra. E insomma, fa, infatti, se guardate, lui ha tipo un numero di kill per game, con roba tipo 1.1, robe così. E Gus fa, infatti, guardate, se io lo calcolo per me, io sono 1.42, oh, sono troppo OP. Io faccio, guardo un attimino, 1.46, signori, arrivederci, grazie, è stato bello. No, però questo è un aereo che veramente mi piace un sacco, è un gioiellino. No, questo aereo qua, fin tanto che non lo nerfano, è bello. Ma perché devono Perché lo nerfarlo? nerferanno? Per Ma forza. Perché perché? la gente si lamenta troppo. E sono primo, incredibile, sono primo.
primo davanti a Darkstar. Cosa? Sono davanti a Darkstar. Cosa? Sono davanti a Darkstar. Ma non è possibile. Ok, l'ultimo bombardiere. Sì. Vabbè, noi ci facciamo le cruiser e via. E ci divertiamo con le cruiser, scusami. Adesso ti fai 20.000 punti di ricerca in una partita. 26.000 punti di ricerca in una partita. Ponzi, popo, pom, popo, poro. Ti piace vincere facile? Me coglioni, cioè. Dì a Dark di usare lo Spitfire 9 contro gli italiani, vediamo se chiede. Se chiede perché dovrebbero nerfarlo. Già fatto? Ragazzi, guardate che Dark, eh? Parla con cognizioni di causa, non preoccupatevi. Cioè, noi qui in realtà tutti parliamo con cognizioni di causa, soprattutto io. Boom. Non stai dicendo niente, Dark. Che solitamente io sono quello più fumantino. Vuol dire che non hai sentito il ragionamento, vabbè. Mi sono arrivati colpi. Il Tech 3 mi mancano 26.000 punti per il G91, Jolly. Forse con questa partita qui riusciamo a o a dimezzare o quasi a sbloccarlo completamente. Sì, decisamente a dimezzare. Perché 10.000 punti li faccio sicuri. Mi mancano... Perché se riusciamo a farle, a fare tre cruiser, è tanta roba. Sì. Comunque, cos'è che volevo dire? Ah sì, lo Spitty Mark 9. Ragazzuoli, cioè... Il problema... Il 99,9% dei piloti alleati adesso come adesso è uno non capisce il meta a cui si deve giocare adesso che se ci sono tanti G55 la scelta migliore da portare fuori è un P47, sì. P47 Climby, ma neanche l'N, basta anche gli altri P47 Climby e sei a posto, sei sempre matematicamente sopra i cosi, a meno che non fai qualcosa di sbagliato nel climb, però è parecchio difficile. Hai le 12.7 che fanno un male della madonna perché sono state buffate a schifo. L'unica cosa è non dare il frontale. Non dare il frontale, mettersi in coda e via. Magari la prima passata la manchi perché la evita. La seconda fai soltanto qualche colpo. La terza passata, se non è un critico, è un abbattimento. Cioè. Esatto. Come ho sentito gente parlare... quando eravamo in Era 5 che ci hai portato col tuo G91 insieme a Doran e noi col G55 e ho fatto una kill col G55 in Era 5, ma perché la gente va in frontale, ecco, esatto, cannoni da 20, cioè... Allora il succo del discorso è, e questo è vero quello che stava dicendo il giocatore, ha detto la maggior parte dei giocatori che ci sono in Era 3-4 non capiscono che il G55 è lento. Il G55 come aereo è lento, non va oltre i 470-480. Sotto a bassa quota, sì, quando arriva in quota ottimale arriva anche i 500-550. Sì, ma ci a sono gli aerei là, che P47 e i P51 gli caccano in testa. Cioè. Tu hai già distrutto la nave, Dark? No, ho lanciato il shuttle per quella più a destra. Ok, allora prendo per quella più a sinistra dell'ultima a destra, cioè quella subito di fianco. Modo complicato di dire le cose che è solamente mio. Immagina me senza un aiuto da solo contro 3 G5. Appena fatto fuori l'Halifax. Si muova a sganciare. Ciao, non riesco. Tarde. Boom, shakalaka. No, non ce la faccio, Dark. Maronnina o Carmine. E non ce l'ho fatta per 2 secondi. Immagina me se... Sono terzo, perché mi hai distrutto tu il coso. No, ma comunque mi ha appena crashato. Fatta l'error. VLK error. Ho tipo una fagine. In 3 contro 1 chiunque viene abbattuto. Devo riavviare. Va bene. Dico, non il computer. Ma scusami un attimo. Mancano 16.000 punti. Ti aspetto. Ti aspetto, sì.
Facciamo una partita col Piaggio. E così almeno ci abbattono subito. Allora, logistical service e devo aumentare il reload. 190, 140. Così quant'è? Cannon in-air reload? No. On-air field reload time 21 secondi. Meno 2, vado a 19 secondi. Ok, così mi piace. 19 secondi per il reload e 19 secondi per il repair. Perfetto. Andiamo con il P108. Dada, Tesoro. date, date bottoline morbose. Comunque in 3 contro 1, Lezzo, è ovvio che ti tirino giù dalle spese. Non è Cioè, detto. no, hai detto, se la Non gente non è proprio. Vabbè, scema ti tirano quello giù. Cioè, ovvio. Tu sei parliamo sempre di una comunque. situazione ottimale, non di avere a che fare con dei deficienti. Beh, per me la situazione di male è essere contro i deficienti perché poi appunto vinco, però. No, la situazione ottimale vuol dire che tu sei uno decente contro 3 decenti. Ok, capito, quella è la situazione. Altrimenti è una cosa che, vabbè, sì, potrebbe funzionare. Boh. Ah, comunque, se volete un po' di un paio di manovre che si possono fare. La manovra Rebessi? Vabbè, a parte la manovra Rebessi, no? Poi quando avete qualcuno in coda. Avevo fatto un video, penso il mio primo video su YouTube, che appunto era un overshoot forzato con un P47. Se volete andarlo a vedere, ci ho fatto un montaggio un po' alla cacchio il mio primo video, quindi non aspettate di queste gran cose, però. Oh, l'Eurur. Mi raccomando, porta i siluri. Sì, li metto tutti e tre, guarda, tranquillo. Dai, prendi Allora, le 500, io prendo le 100. va bene. Io tengo le universali, con le torrette. Io idem. Perché sono quelle migliori, secondo me. Ma è impossibile perché te ne prendi uno e te ne arrivano due addosso, li devi gestire. Lezzo, io quando ero nei giochi simulatori, quelli seri, e riuscivo a destreggiarmi tre o quattro persone contemporaneamente Allora, vedi? in Vedi che è combattimento. possibile? Certo, ma io all'epoca ero un mostro. Adesso non sono più niente. Però vabbè. È una spippettata. Batti ala? Quali Guarda che metto gli aerofreni e poi via. Esatto. aerofreni? Io posso. Ciao Dom. Allora, andiamo su quella a sinistra, immagino. Of course, my Ma little. penso che dovreste cercare semplicemente Darkstar 96 Sì, su sì, sì. YouTube. Comunque lo individuate perché ha dei video di Hearts of Iron 4, mentre che gioca con un certo COS Gaming Channel, quindi. Ma non sono forte, perciò ho bisogno di aiuto. In aria. Vabbè, lì devi solamente imparare. E nemmeno io sono forte. Però lo so e mi adeguo a come funziona il gioco. So soltanto che quando gioco su simulatori seri mi diverto di più con gli aerei. Però vabbè. Ma quello è normale. Ti ricordi con IL2 Sturmovik? Bastardo. 46. Tu. Ah, ma non Beh, riesci a qua. fare il coso! Oh! Track, due manovrine, ti sono dietro. Top, 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 top. Proprio con Sì, Dante. bisogna anche dire che Pum. voi eravate BF109, io avevo la 5. E poi l'hai provata anche tu la 5, ci bestemmiavi dietro la No, 5. era lag 3 quello su cui Vabbè, bestemmiavo. La 5 è diverso. quello che era, non mi voglio. Cioè, l'unica volta che mi sono divertito, mi ricordo, è stata quella volta là con Pizzetta col 45 mm dello Yak 9, Marò. Ma mi sei venuto addosso? No. No. Ma sì, ma come è stato? Come se mi fossi andato sul muro. È un 45 mm in the face. E no, invece una delle partite in cui mi sono divertito di più era quando utilizzavo l'MC202 Ah in sì? Sturmovik 40, in Sturmovik Battle of Stalingrad. Sì. Vabbè, in Sturmovik 46 nell'ultimo periodo quando lo utilizzavo con la squadriglia che avevamo le mod che finalmente avevamo tutti gli aerei come Dio comanda perché erano stati tutti
nerfati gli aerei tedeschi e alleati. Quelli invece sovietici erano stati tutti bombati, chissà perché. Poi dopo, ah, tra le altre cose, oggi ho letto, ero in pausa, faccio, andiamo a vedere un attimino la propaganda sovietica e russa su Sputnik. Mamma mia. Parlavano delle misinterpretation del D-Day. Cioè, Ovvero? hanno detto, la gente crede che il D-Day sia stata la forza risolutiva, mentre invece gli alleati avevano a che fare solamente con un esercito già battuto. Ma è quello, no, questa roba qua è sempre stata un po' in culo, perché i russi dicono sempre che la guerra l'hanno vinta loro, ma se non fosse stato per il Land Lease, se non fosse stato per il fatto che gli alleati sono sbarcati in Normandia e hanno tolto un sacco di pressione dal Sì. fronte orientale, la Russia sarebbe stata pappata, in men che non si dica, No, ma anche ascoltami, Kursk. ma ascolta, ascoltami. Loro Sì. parlavano di divisioni distrutte, parlavano di forze a terra disponibili nell'ovest. Parlavano del fatto che la Luftwaffe non esisteva più ed era solamente grazie a loro. Ma che cazzo stai a dire? G fucking G boys. Ma. Bah. Ma Bah. in realtà, capito, non è qua, i cosi, gli assi tedeschi non gli davano le medaglie in base a quanti aerei distruggevano, tipo 600 aerei, cosa cacchio è che era sul fronte orientale. Loro in realtà erano il numero di volte che venivano abbattuti, capito? Quindi, guarda, i russi sono sempre ridicoli a prescindere perché cercano con la propaganda di dare delle visioni strane e abnormi della seconda guerra mondiale. Però d'altronde si divertono così. Che cosa ci vuoi fare? Il fatto di essere sovietici nell'animo non glielo cambi mica. Con questo non vuol dire che tutte le cose che vengono dette dall'altra parte siano da prendere come l'acqua santa, attenzione. Però sono sicuramente più credibili. No, Ma una cosa, tu stai weppando? sono al Perché 100%. io è da quando abbiamo iniziato la Apertura partita che portelli. sono in web col manual engine control e non ti sto dietro. Bombs away per due. Oh cacchio. Viro a Oh destra. cacchio. Ho appena spento i motori per sbaglio, volevo aprire la Bombay. Viro a destra, vado per la mid. 1, 2, 3, 4. Nell'ultimo patch note non ufficiale che ho letto si dice che aumentano il peso del G55S. Beh, se non l'hanno. Se L'hanno diminuito da quello che avevo capito io. E avevano cambiato il motore perché nella descrizione viene listato come radiale e non come in linea, quindi vabbè. deficienti. Sì, effettivamente metterci un motore radiale là è un po' Ma è un motore in difficile. linea, sono i motori. Cos'era il tifone quello che tenevano? Il DB 603. Sì, che è il tifone. Ah, non so i nomi così. Due bombe via. Passa sull'altra. Ah, Opening bong bay. io le tengo The sempre bong. aperte. Ma in teoria ti diminuisce un po' la velocità. Sì, vabbè, ma chi se ne. Però. Ecco, 5 perché ho sbagliato, vaffanbrodo. Sempre meglio abbondare che deficere. My AMBF 109G6. My plane is OP. Vabbè. Ok, Se lo dici è tu, però. Spero. morto. No, è quello a 0 punti. Sono stronzo, eh. Dammi un attimo, mi chiamano Ma basta! Almeno finiamo una partita senza che ti debbano chiamare ogni 3x2, cazzarola! Anche perché dopo io devo andare a mangiare, quindi probabilmente mi dovrò fare una manovra suicida. No, perché siccome non avevo voglia di cucinare stasera, ho detto, guarda, c'è il kebabaro che è praticamente 200 metri dietro casa, mio fratello è andato fuori in bici, dico, Ripeto, i carri li tornerò a usare quando avrò finito di sbloccare i G91. Perché fin tanto che ci sono gli italiani che sono freschi freschi, gradisco giocarci e far vedere un po' come sono e divertirmici.
sganciato le due bombe. Raga, ascoltate una cosa, per favore. Kos non ha mai toccato gli aerei. Penso di averlo visto la prima volta toccare gli aerei, l'ultima volta toccare gli aerei un anno e mezzo fa, due. Quindi adesso che tocca gli aerei, ragazzi, in maniera seria, No, dopo cena non torno in live perché ho gente a casa e stasera è serata GDR. Sì, Adesso è così che si chiama la fine, capito? Magari, figo, sarebbe bellissimo. Ah, comunque, no, grazie, invitami pure alle serate GDR. È serata GDR a casa mia. Vuoi fare 4 ore di macchina per venire qua e giocare 2 ore? Non so. Perché no? Guarda che non sono mica, non è mica giochino sexy, Sempre a pensare al sesso, te. Beh, ovvio. andiamo a fare male alla loro base, va. Da. Ciao Bagnai. Ciao Valerio. Ne è rimasto solo uno. Ma questo Yuki, che sai che mi sta facendo girare i coglioni? Ma si fotta. No, è proprio, cioè, è l'atteggiamento. È sborone. Opening Bombay. Opening Bombay. No, opening Bombay. E vedi che Bombay viene aperta in due da un terremoto. Ci avevo pensato, questa era carina. Opening Bombay. Vishnu che esce improvvisamente. Hari Krishna pure. Ciao Brombe. Cosa vuoi, Ma il G91 a 4-12 mm non fai tanto. Sì. Ah, vabbè, ma allora. No, dipende. Con le ground targets mi sono trovato bellissimo, benissimo. Ho staccato ali a 15-17 tranquillamente. Senza contare poi i frontali, perché col Gina devi fare frontali. Ok, torniamo verso la base, sperando che quelli lì finiscano di fare il loro lavoro, di ammazzare la gente. Finisco e arrivo. Ah, Maronna, anche da lei. Ah, comunque mi ha chiamato mio fratello prima perché appunto stavo dicendo abbiamo che a Baro 200 metri dietro casa. Non ho voglia di cucinare, ho detto ascolta. Tu foraggi il saladino. Mia colpa mia, se ne è buono. Zenalifax. Dove sei? Zenalifax. Alle tue 12:11 alte. Sì, ho visto. Adesso andiamo a torlo. Disevisto. Sto canchero. Ho frantumo come una rosa gota adesso, sta a vedere. Smettila di parlare in quella lingua ostrogota. Cazzo, butto, tio. Butto un tocco de carega, eh? Butto a carega. Oddio, perdonatelo, non sa che cosa dice. No, te non cogli la citazione. Lo so che la cadrega è quella di Aldo Giovanni Giacomo, ma cosa dai? No, non ha senso mettere quattro cose da 20 mm su un aereo che non deve fare combattimento aereo. Il G91 sì. Era un aereo da supporto a terra. Esatto. Serviva, doveva partire da qualsiasi posto che avesse almeno un po' di asfalto e doveva semplicemente dare supporto ravvicinato alle truppe. L'aveva richiesto la NATO, quindi per un light attacker, signori, è stracazzuto. Cioè, sì. Poi magari metteranno anche il G91 con i 30 mm, quello sarebbe bello da vedere, perché alla fine con le calibro 50, anche a me capita un sacco di volte che magari dico cacchio, avessi avuto il 30 mm là, altro che critico all'ala oppure perdita di carburante, cioè quello là sarebbe stato devastato, disintegrato. Però ho capito, i rocket pod sul G91 sono fantastici. E se però c'è un jet in culo si attacca? No, mica tanto, perché? No, anzi, è una manovrabilità allucinante. È ovvio che non puoi pensare di andare a fare il turn and burn. Mi stanno chiamando ancora. No, ragazzi, ma basta, Dark, ma mandali a cagare, cazzo. Adesso voglio provare a fare una bastardata. Se mi riesce. Ma non credo che mi riuscirà.
No, che era mia mamma triggerata perché è andato mio fratello a prendere il kebab e gli ha chiesto se l'accompagnava per Sì, tenergli costa la 40 bici. euro oggi il 55S. 39,99, quindi. O 39,90, quindi 40 euro. Ma sto Halifax. Ma sto Halifax. No, l'hanno No! tirato giù. Io volevo fare una bastardata. Ma gli Andare. facevamo da panino, vedi? Io da sopra. Cioè, guarda, tipo adesso. Arrivavo. Dai, che abbiamo finito. Dai, che così almeno io vado a mangiare. Anche io. Che Eldar Edir su Eldark? Cosa? Non lo so. C'è qualcuno. C'è Borda che ha scritto qualcosa di strano su di te, ma non voglio saperlo. Aspetta, scrivi, copia e incolla. No, col cazzo. Dicono che con Ah, zio l'Halifax cane. Farmi io farmo le patate, porca miseria, e mi tirano giù come nulla. Beh, dipende sempre cosa. No, Aspettate, ma no, se arrivo su Twitch adesso non vedo le cose. comunque adesso ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi. Vediamo un Quanti attimo. punti hai No, fatto? 4.004, Hai fatto pochissimo. la stellina? Come Negative. no? Io l'ho fatta. No, perché tu hai giocato di più. Io ne ho uno in meno. Comunque, Ah, ragazzi, ok. perché io sono stato due partite che sono morto subito e non ho giocato. Quindi è per quello. Una di quelle lì l'hai vinta e quindi la stellina, insomma. Yeah. Ragazzi, io vi Comunque. ringrazio per essere stati con noi stasera. Vi auguro una buona continuazione di serata e ci aggiorniamo. Ciao a tutti. Ciao. Il Coastal Darkstar chiudono le comunicazioni. Ciao a tutti. Bye bye.